Ogni anno in Italia spendiamo quasi 8 miliardi di euro per comprare pane e altri prodotti di panetteria. Ma siamo sicuri di sapere esattamente cosa contengono? Queste sono particelle di ferro dentro una farina, anche queste sono particelle di ferro prese sempre dentro una farina. Questa invece è una particella di ferro in titanio. Stefano Montanari è direttore di questo laboratorio di Modena. Da anni, insieme alla moglie, ricerca la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti nei cibi che mangiamo. E questo è quello che ha scoperto analizzando 135 tipi di farina. Nel 40% dei casi abbiamo trovato questi prodotti inquinati da micro e nanoparticelle inorganiche. Come arrivano nella farina? Arrivano nella farina un po' perché il grano viene conservato per più o meno 5 anni all'interno di silos. Questi silos hanno delle pareti particolari. Cioè 5 anni prima di essere macinato. Prima di essere macinato. E purtroppo alla lunga questo grano riceve ciò che è nella parete del silos. Ma queste particelle vengono anche dalla macinazione stessa della farina, perché le macine che vengono usate per questa operazione, cioè per macinare il grano, si consumano e quindi i frammenti di queste macine finiscono invariabilmente nella farina. Parliamo di sostanze che una volta ingerite sarebbero molto pericolose per la nostra salute. Queste particelle vengono percepite come corpi estranei, perché tali sono, vengono circondate da un tessuto particolare, un tessuto infiammatorio, si chiama tessuto di granulazione, che alla lunga può voler dire anche decine di anni, si trasforma invariabilmente in un cancro, in un tumore. Ma saranno analizzate le farine quando entrano? Mai, non sono mai analizzate, perché la legge non impone questa cosa e nessun controllo legale esiste. Quindi quando le aziende importano le farine non le analizzano prima di utilizzarle? No, non le analizzano da questo punto di vista, cioè che contengano dei pezzi di piombo, dei pezzi di acciaio, dei pezzi di tungsteno, a loro non interessa, perché la legge non prende in considerazione queste cose. E guardate queste immagini girate dal Corpo Forestale dello Stato. Mostrano quintali di grano proveniente dall'estero e diretto verso le nostre aziende alimentari, che viaggiava a bordo di camion, contaminati da rifiuti tossici. Questi sono due rimorchi che abbiamo sequestrato qualche giorno fa, che all'andata portavano rifiuti altamente pericolosi come amianto, come polveri di fonderia, come fanghi, e poi con lo stesso mezzo portavano in Italia del grano. Il rischio concreto è che prima di questo sequestro il grano trasportato dalle stesse aziende possa essere già finito nel nostro pane. Le probabilità che quel grano però sia già arrivato da noi sono alte. Grano trasportato in questo modo, all'andata rifiuti e al ritorno grano. Lo scorso anno le importazioni di grano tenero in Italia sono aumentate di circa il 17%. Il nostro paese produce infatti appena la metà del suo fabbisogno. Portiamo circa 4 milioni e mezzo di tonnellate di grano. Grano che proviene in massima parte dalla Francia, però anche dai paesi dell'est, come per esempio la Romania. Circa un quarto del grano tenero che utilizziamo per produrre il pane arriva proprio dall'est Europa. Ungheria, Bulgaria e Romania, paesi da cui oltre al grano importiamo anche tonnellate di semi lavorati. Una preparazione che poi diventerà pane, che viene impastato ovviamente con farina e acqua, viene aggiunto il lievito, ma non viene fatta lievitare. Dopodiché quando arriva in Italia viene congelata e dopodiché quando arriva in Italia viene poi scongelata e poi si innesca la fermentazione e quindi si ottiene il pane. Esattamente quello che succede in molti dei nostri supermercati, dove siamo convinti di acquistare pane appena sfornato, ma in realtà... Questo pane qui lo fate voi? No, lo facciamo noi. Lo comprate congelato, cioè arriva congelato e lo cuciniamo noi solo. Cioè voi lo cuocete e basta? Sì, e basta. Non sa però da dove arriva? Proprio la materia prima, cioè il prodotto congelato. Ma è così in tutti i supermercati? No, perché c'è scritto pane appena sfornato. Pensavo lo faceste qui. Però non facciamo prepararlo. Pensavo aveste il laboratorio qua del pane. Però non abbiamo un laboratorio, facciamo noi il pane. Viene a costare di meno anche per quanto riguarda i trasporti. Quindi non si trasporta grano o non si trasporta farina, ma si trasporta quello che è... Quindi nello stesso spazio ci sta una quantità maggiore. Esatto, ci sta anche una quantità maggiore, ma soprattutto c'è un tempo poi di utilizzo che è molto più veloce. Questo viene dalla Slovenia, prodotto in Slovenia, prodotto in Germania, prodotto in Slovenia...
Germania, Slovenia, ma anche Romania. Un panino su quattro tra quelli che troviamo in vendita nella grande distribuzione arriva proprio da lì. Il 25% del pane venduto nel nord e centro Italia si calcola provenga dalle città della Romania. È tutto pane surgelato, tutto pane pronto da consumare, ovviamente messo nel fornetto, una botta a 200 gradi ed è pronto per il consumo. Paolo Berizzi è il giornalista di Repubblica che già nel 2011 documentò la forte presenza di pane rumeno nei nostri supermercati. E oggi, a distanza di 4 anni, le cose non sono cambiate. Vedi, questa è la quantità di pane surgelato che ogni anno viene prodotto in Romania e inviato in Italia. Quindi 4 milioni di chili. 4 milioni di chili è un prodotto che ha 2 anni di scadenza, quindi è un prodotto che vive molto, è un prodotto che può essere consumato tranquillamente 2 anni dopo. Quindi la data. Il pane che troviamo al supermercato può essere stato impastato 2 anni prima. Esattamente, magari. Esattamente. Il 60% è il risparmio che hai sui costi, cioè sulle materie prime, cioè il grano, e sulla produzione, sulla manodopera che viene utilizzata per produrre questo pane. Ma l'aspetto più inquietante dell'inchiesta pubblicata su Repubblica riguarda il modo in cui questo pane sarebbe prodotto. Io sono stato a Cluj, in Apoca, a Timișoara, a Bucarest, e lì ho trovato una situazione assolutamente imbarazzante dal punto di vista delle norme igieniche, dal punto di vista del non rispetto delle modalità che vengono seguite per produrre questo pane. Il giro d'affari del pane proveniente dall'est supera i 500 milioni di euro, con 4.000 tonnellate di semilavorati surgelati prodotti ogni anno e diretti in gran parte proprio verso l'Italia. Grazie ai prezzi estremamente vantaggiosi. Se un pane o un filone su quattro è importato da quei paesi, se produrlo costa 3 volte meno che in Italia, è chiaro che la convenienza continua ad esserci. Il pane che importiamo dunque costa meno, 39 centesimi per questa baguette, poco più di 1 euro al chilo per questi francesini. Prezzi inferiori anche di 2 o 3 volte rispetto a quelli delle panetterie. È un meccanismo economico che vede premiati dove c'è magari un costo della manodopera inferiore, ma anche proprio il sistema che porta a costare di meno, cioè a un semilavorato che fa risparmiare anche sui costi di produzione qui in Italia, quindi la conseguenza è che certamente abbiamo un prezzo inferiore. Secondo una rilevazione fatta pochi mesi fa proprio da Coldiretti, i prezzi del pane artigianale vanno da 1,90 euro al chilo di Napoli ai 4,67 euro di Venezia. Anche se in realtà, facendo un giro per le panetterie del centro di Milano, si scopre che i prezzi possono essere anche molto, molto più alti. Il pane praticamente va da quello base, 5 euro, fino a 12 euro. 12 euro al chilo? Sì. A parte questo qua che è 7,95, quello lì è 13,90, il resto sono tutti tra i 6,90. Questo pane tondo, biologico, 5,80 euro al chilo. Pane australiano, 7,50 euro. Pane biologico, 7,20 euro. Questo 11,50 euro al chilo. Il pane bianco al chilo più o meno quanto viene? Quello più semplice? 8 euro, 12 euro sono questi qui davanti. 16. Si arriva a pagare anche 16 euro un chilo di pane. Eppure, negli ultimi 30 anni, il costo del grano tenero è addirittura diminuito. Nel 1985 un chilo costava 23 centesimi di euro e un chilo di pane 52 centesimi. Oggi il costo del primo si è ridotto a 21 centesimi, mentre quello del pane è più che quintuplicato. Com'è possibile che il prezzo del grano negli ultimi 30 anni sia diminuito e il prezzo del pane sia quintuplicato? C'è una risposta semplicissima. Il panificatore non fa pane con il grano, quindi ti manca un pezzo. Però è la materia prima. Il costo della materia prima nei conti di un panificio è qualcosa di ridicolo. Questo è un forno elettrico. Questo forno in Francia costa per chilo di pane il 60% in meno di quello che costa in Italia. Quindi sono i costi di produzione, sono in realtà, produzione, cioè la manodopera e la struttura. È quello di cui noi parlavamo prima, e i costi della manodopera, che in Italia sono molto alti. 4 anni fa a denunciare il fenomeno del pane prodotto con i semi lavorati importati dalla Romania era stato proprio lui, Luca Vecchiato, presidente a quel tempo di Federpanificatori, un'associazione che raggruppa più di 24.000 produttori di pane. Questo fenomeno sta ancora crescendo. È anche un po' colpa della crisi economica, perché ci costringe a spendere meno. Perché è un pane che comunque costa meno. È un pane che comunque al pubblico costa un po' meno. Con la differenza che invece di essere un prodotto fresco, è un prodotto che è stato preparato per durare
anche 2 anni. Io posso dirle che un panificatore artigiano ha 5 ingredienti, farina, acqua, sale, lievito ed eventualmente l'olio extravergine di oliva. Io le posso dire che un prodotto industriale che deve durare 2 anni ha ingredienti diversi.